Ja. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io questa sera vorrei iniziare con il cabaret. Sì, con il cabaret classico, con il cabaret del Nord, il cabaret del Derby Club di Milano. Ecco, vorrei fare la cabaret del Nord di Milano, il Derby. Vorrei fare la prima parte tutta di cabaret. Io vi ricordo che dal derby sono partite tante persone, tanti artisti che poi sono diventati celebri, celeberrimi. Parlo di Cocchi Renato, Enzo Iannacci, Giorgio Gaber, Lino Toffolo, Felice Andreasi, grandi cabarettisti. La generazione dopo, Abato Antuono, Giorgio Faletti, Massimo Boldi, che sapete che da 8 anni vive in un manicomio. Non sta male, esce a novembre, fa il fin di Natale e rientra il 6 gennaio. Grazie anche per Massimo, io sono andato a trovarlo, ho detto come va Massimo, mi ha risposto, ho capito che era tutto semplice, normale. Scusate, sono un po' intubato, si sente? È sul raffreddato, cosa devi fare? Mi è capitato già 15 volte quest'anno, sono cagionevole. C'ho un fisico bestiale, però non ci credete? Costantino. No. Dicevo, ma cosa mi chiede il pubblico? Normalmente le imitazioni, ecco le imitazioni. Io devo dire che non sono mai stato un imitatore, mai in carriera mi era passato per la mente di imitare qualcuno, anzi ero abbastanza invidioso degli imitatori che facevano i cantanti, che facevano le scenette. Io proprio non pensavo a questo settore, diciamo. Se non che è capitato circa 6 anni fa, ero a Parigi con mia moglie Elena. Una piccola luna di miele, sapete, Parigi, la ville dell'amour, la ville Lumière, dove si va, insomma, si cammina abbracciati, ci si dà i bacini. Infatti con mia moglie abbiamo girato 2 giorni abbracciati così che alla fine mi si è anchilosato anche il braccio. Cioè lei andava a vedere un negozio e dico, amore, tiro giù il braccio o torni subito? Ecco, in questa situazione mi arriva una telefonata di un'icona del calcio, Giorgio Tosatti. Sei pronto, Teo? Sono Giorgio Tosatti. Oh, Giorgio, come stai? Bene, so che sei a Parigi. Dico, ma come fai a saperlo? Io ho le mie fonti, Teo. Senti, ti vorrei invitare questa sera a un talk show a Casa Italia. Parigi, talk show, Casa Italia, qualche anno fa, 1998, cosa c'era? Il campionato del mondo di calcio. E chi era il CT della nazionale di calcio italiana? Cesare!
Quindi io ancora non pensavo a nessun tipo di imitazione. Dico a Tosatti, guarda, io nei talk show così non mi sento a mio agio. Ma no, Teone, vieni, fai quello che vuoi, poi fai quello, ti prego, però devi venire. Insomma, alla fine accettai, dissi a mia moglie, guarda, ho accettato di andare al talk show questa sera. Mi ha detto, tu ti lamenti sempre che non vuoi andare, non vuoi parlare di moviole, di gol, non gol. Dico, vabbè, ma una volta si può andare. Siamo a Parigi, a Città dell'Amore, le presi ancora sotto braccio e ritornammo in albergo. Lei si mise sul letto a leggere delle riviste, francesi ovviamente, e io andai in bagno. In bagno cominciai a provare qualcosa, perché per me era la prima volta di un talk show sportivo. Allora, mentre mi guardavo allo specchio, dico, ma cosa posso fare stasera? Cosa posso fare questa sera? Ma ho detto, ma... una cosa sta... Vai! Ho aperto la porta, mia moglie era sempre su, ho detto, amore, dove che andiamo questa sera, eh? Ha detto, ma sei scemo? Mi disse, ma sei scemo? Dissi, no, sono posseduto. Richiusi la porta, ancora in bagno, mi resi conto veramente che la cosa stava peggiorando. Mentre mi guardavo proprio, addirittura anche la camminata, vai. Insomma, alla sera andai a Casa Italia. Parlavano di calcio, gol, non è gol, linea sulla linea, sono i soliti argomenti. A un certo momento Tosatti dice, Teone, allora cosa ci hai preparato questa sera? Non ho preparato niente, vorrei solo leggere la formazione della nazionale italiana di calcio come la leggerebbe il CT Cesare Maldini. Loro non immaginavano, proprio non immaginavano nulla. Prego, senti, presi un fogliettino, guardai. Pagliuca! Il giornalista davanti fece ah! Costa è curto. Abbiamo giocato in 10-2 anni. Cannavaro. Nesta. Maldini, Paella. Del Baggio, Del Viero, Del Livio, Del Pesotto, Del Birindelli. A Del Livio gli ho detto, stai largo in campo, vai largo, ma dove cazzo vai fuori dallo stadio? È andato in centro. Fu un successo, effettivamente. Tornai a Milano e mi arrivò subito la chiamata di Fabio Fazio, quelli che calcio. Teone, guarda, ti ho visto, mi hai fatto impazzire, devi venire a fare Cesare Maldini a quelli che calcio. Ho detto, no Fabio, 5 minuti in quella situazione andava bene, però quelli che calcio, 3 ore in diretta non ce la posso fare, no. Teone, ti prego, insomma, insistette talmente tanto, gli dissi, però sì, lo faccio. Però se lo faccio mi voglio truccare come il CT della nazionale, voglio essere perfetto. Come vuoi, non c'è problema, guarda, fai quello che vuoi. Allora mi diedi da fare. Chiamai Torino, un parruccaio di Torino, pensate, un artigiano che non esce da 30 anni dal negozio. Sono quegli artigiani che lavorano sulle parrucche, sulle calotte, sui girelli, proprio di quelli meticolosissimi. Lo chiamai e dissi, pronto? Audello si chiama. Pronto, Audello? Sono Teocoli, come va? Come ha fatto a trovarmi qui in negozio? Perché non c'era prima? No, ero nel retro. Va bene, Audello, senta, come sta? Bene, molto bene. E lei sta bene, signor Teocoli? Dico, sì, bene. Senta, Audello, un favore. Io ho bisogno della parrucca di Cesare Maldini. Un attimo in silenzio. Scusi la maleducazione, ma io non so neanche chi cazzo sia questo qui. Dico, senta Audello, non si preoccupi, non è che per caso il negozio ha le parrucche dei Beatles? Sì, quelle ce le ho tutte e quattro. Dico, ne prenda una, gli faccio una riga e mezzo e me la mandi a Milano. Arrivò quella di Paul McCartney, uguale, preciso, uguale, le indossai. Fui subito spedito in trasferta, come Cesare Maldini aveva truccato. Potete immaginare, fuori dallo stadio con centinaia, con migliaia di persone, io che camminavo... Qualcuno dice, ma è Maldini? No, quello è uno scemo, è un cretino. Cosa dice? Insomma, uno un imbarazzo. È una fatica anche, perché chi si avvicinava ti additava, un macello. Finché riuscì a sistemarmi, a posizionarmi in tribuna. Si giravano, guardavano chi rideva, chi era incuriosito. Però ci fu un attimo di tranquillità. Quindi iniziò la trasmissione.
E Fazio subito al primo secondo. Abbiamo in collegamento da Piacenza Cesare Maldini. Mi inquadrate, dico: come va? Buongiorno a tutti. Come va? Grazie Cesare di essere venuto. Com'è la partita? La partita è appena iniziata. Come gioco le squadre? A cazzo! La parolina subito per... Va bene, ci sentiamo dopo. A dopo, grazie, ciao! Dopo un secondo e mezzo... Cesarone, come va? Ma appena chiamato. Sì, ma se, va bene, le squadre stanno giocando, si stanno affrontando lealmente. Ecco, adesso uno ha dato un calcio in faccia a un altro. Ma capita! A dopo! Poi fuori onda ha detto: Fazio, non mi chiamare ogni due minuti, che io non so cosa fare. Qui non è che c'è un copione. Vabbè, Teone, scusami, sai, la voglia. Faccio un giro dei campi e poi ti richiamo. Dico, va bene, intanto io cerco di inventarmi qualcosa. Fuori onda, guardando in giro, insomma, c'era niente. Solo un omino davanti con un fiasco di vino. E dissi: senta, questo si girato, Cesare Maldini? Dico, no. Come no? L'ho riconosciuto subito. Faccio... Dico, senta, io ho bisogno del suo fiasco di vino. Col cazzo che glielo do. Ci sono andato per bere il mio vino. Dico, no, ma lo presti un attimo. Insomma, ci fu un tiremolo alla fine. Glielo strappai di mano. Ma non sapevo ancora che gag avrei fatto. Mentre avevo questo fiasco di vino in mano, Fazio... Cesarone! Oh, cozzolino! Cosa fa con quel fiasco? Non è mio! E di chi è? È suo! E indicai a sinistra. E chi c'era a sinistra? Gagliani! Con la faccia da ubriaco. Il grande Adriano Gagliani, che ha due espressioni, quella da ubriaco appunto e quella di esultanza quando segna il Milan, che forse perché stringe troppo. Porca miseria, si sta spaccando la faccia. Insomma, tornai a casa la sera alle 10, stanchissimo, un bagno di folla, un delirio proprio. Tornai a casa, mia moglie Elena aprì la porta e dice: com'è andata? Guarda, abbiamo riso, devo dire la verità, abbiamo riso, eravamo qua in compagnia, è stato bravo, però... chissà Cesare, ma dico, ma no, niente, cosa vuoi che dica? Sì, ma quel fiasco di vino, perché Maldini, apro una parentesi, è un salutista, non beve, non fuma, non esce di sera, sta sempre nell'ambito sportivo come calciatore, allenatore, dirigente, è una persona veramente, un salutista totale. Dissi, il fiasco di vino me l'ha prestato, poi gliel'ho ridato, e vabbè, ma se l'ha visto, ma no, ma insomma, cercai di minimizzare. Mi misi sul divano in attesa dello sport, domenica sera, arriva una telefonata. Dico, rispondo io. Quando mai? Presi il telefono e dico, pronto, chi parla? Parlano queste due paia di balle! Cazzo, ho detto, ma... Aspetta, dico, ma chi è? Ma come che? Sono Cesare! Dico, ma c'eri un cane? No, qui non c'è un cazzo di nessuno! Cesare, ma perché sei così arrabbiato? Perché sono così arrabbiato? Perché tutto il giorno che la gente mi guarda e ride. Perché tu mi hai preso per il culo. Culo? Sì, ridono tutti, anche mio figlio. Giusto per parlare, dico, di chi parli? Paolino! Vabbè, Cesare, se ha riso anche Paolino vuol dire che la cosa... state due paia di balle ancora. Dico, ma cosa è successo? Cosa c'è di così grave? Ero in casa con mio nipote, il figlio di Paolino. Dico, come si chiama? Paolino 2! Era avvelenato. Dico, ma cosa è successo? Siamo seduti dove sul divano e abbiamo guardato la televisione e sei uscito te! E mio nipote ha guardato e poi ha guardato me e poi ha riguardato la televisione e ha riguardato me. Allora io gli ho fatto un sorriso, si è messo a piangere e ha detto: il nonno! Ma quale nonno? Sono io il nonno! Vaffanculo!
Grazie. Questa fu la primissima imitazione. Poi, in preda a un trans artistico, cominciai a snocciolare delle altre. E la seconda riguarda voi qui di questo teatro, perché feci un altro personaggio, un altro allenatore, diverso da Maldini, un gentleman, un uomo che nel calcio veramente è fuori luogo, perché con l'aplomb, col sorriso, con uno sguardo ti fa capire di che pasta è fatto e di che cultura soprattutto. Sto parlando di Carlo Mazzone. È stato allenatore del Brescia. Carlo Mazzone. Un uomo che in campo cura prima di tutto l'eleganza. In quelle tute, che a volte sono anche tutte di altre squadre, ma che gli frega lui? Sono comode! Ecco, pensate, un romano, come Carlo Mazzone appunto, romano, romanista, trasteverino de Roma, che fino a 3 anni fa allenava il Brescia. Adesso uno dice, beh, un allenatore va dove lo chiamano, un allenatore è uno zingaro, va da tutte le parti, anche all'estero, dove lo chiamano va. E quindi Mazzone, romano, romanista, trasteverino de Roma, è venuto anche qui a Brescia, oltre a tutta l'Italia, le ha fatte di panchine. Ecco, però, a Brescia c'è un entusiasmo abbastanza particolare. L'ambiente è sempre caldo, è una squadra che lotta sempre, soprattutto quando c'è il derby con l'Atalanta, i bergamaschi. Ecco, sì, capisco, però adesso... Quando c'è Atalanta-Brescia, insomma, il clima è piuttosto surriscaldato, anzi direi che è rovente. E questo romano, romanista trasteverino de Roma, impassibile, impeccabile, affronta il derby come se fosse sempre vissuto in questa zona, come se conoscesse tutto di queste due squadre. Vi ricordate quel derby dove lui con una corsa sciolta andò verso la tribuna degli atalantini? Lasciate, sono tranquillo, lasciate. Fidena! Nel frattempo è iniziata la partita, il derby. E lui già era surriscaldato. E il derby anche in campo. Sentiva l'atmosfera, i giocatori poi durante le partite già parlano. Pensate in un derby, Atalanta-Brescia. I giocatori che si battono. E Mazzone. Ma che cazzo sta da dì? Fatemi capire! Sono l'allenatore vostro, fatemi capire, tu vieni qua, che sei dei nostri. Sì, mister. Come ti chiami? Hübner. Che sei austriaco. Mortacci. Insomma, feci l'imitazione. Non arrivò nessuna telefonata, ma andando allo stadio con mia moglie Elena, che avrete capito che è sempre in mezzo ai coglioni, che non mi molla mai, andando allo stadio in mezzo alla fiumana di persone, proprio all'entrata prima della partita, alle mie spalle sento ho detto a mia moglie, non girarti, accelera. Mi fa, perché? Tu non dimmi perché, non gira. Scusa un attimo, sono girato e ho detto, oh Carlo, chiamami Carletto, Carlo, non mi chiamare. Che fai, mi pipi al culo? No, ho fatto una... Hai fatto quello che non dovevi fare! Guarda che chi mi pia in giro, chi mi pia al culo, lo castigo! Quando stavo a Roma, a Trigoria, c'era uno che girava di notte, non dormiva mai, dava fastidio a tutti i calciatori! Un altro l'ha acchiappato e dico, vieni qua, figlio della migliore! Come ti chiami? Fonseca!
La coniglio, l'ho cacciato via. Ma tu vieni qua, no? No, Mazzone, c'è mia moglie, signora molto lieto di conoscerla, incantato, lei è una bellissima signora, molto piacere. Vieni qua, figlio della mignotta. È grosso, dico, stiamo calmi. So calmo, appena mi sono avvicinato, mi ha brancato per una spada e ha detto, tu a me non mi piaci, anzi mi fai schifo, ma piaci tanto a mia moglie, fammi una foto, pam! Grazie. E allora, oramai in trance artistica mi sono sbizzarrito. Addirittura mi sono sbizzarrito al punto tale di imitare Valentino Rossi. Pensate, Valentino Rossi. 5-6 anni fa, Valentino aveva 16 anni, io ne ho 76. Insomma, era una cosa improponibile. E infatti, non feci un'imitazione di nicchia, cioè. A Sanremo, mi ricordo, con Fazio, c'è sempre Fazio in mezzo a questa storia, mi misi la tuta gialla, gli occhiali a gocce, il cappellino, gli stivali, feci quelle cose che fa lui, il rito che fa lui quando prima di partire, e fu una cosa minima, una cosa giusto per divertire il pubblico. Se non che il destino volle che 2 mesi dopo venissi invitato a Noale, dove fanno la Aprilia, che aveva vinto il campionato del mondo 250. E chi era il pilota? Valentino. Arrivai, c'era un mare di gente, e in un angolo vidi Valentino Rossi con un sacco di ragazzini che scherzavano, c'era un po' casino, allora lo chiamai su, Valentino! Valentino! Si girò e mi guardò un po' accigliato, come dico, ma sono mica incazzato. Valentino, sono Teo! Ah, sei te! Perché la potete mi dice che tu mi faccio di scontro di corso, ma io non faccio di scontro, mi faccio di più paese, mi dice per il culo, mi ragazzo me la! Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho detto che te, che poi mi prendi in giro, mi prendi per il culo, io faccio la corsa, non arrivo prima, mi scondo, vado al mio paese a tavoglia, i miei amici mi prendono per il culo e la mia ragazza non me la dà! Vabbè, ma cosa posso farci? Perché non prendi per il culo Capirossi? Dico, Capirossi io l'ho visto, non lo conosco, l'ho visto una volta sola. Nel film Il pianeta delle scimmie. Beh, quando scende dalla moto col casco. Guarda, scimmie. Mentre Mas Biagi, scusate l'espressione, quando scende dalla moto sembra che si sia cagato addosso. Vabbè. Tutto questo accadeva in televisione, ovviamente, perché non avevo ancora portato in giro i teatri, i locali, così, le imitazioni. La televisione, ecco, mi ha dato una grossa opportunità. Però come artista, come attore, però la televisione mi crea dei sentimenti contrastanti. Cioè, io guardo molta televisione, ovviamente, un po' per lavoro, un po' per divertimento, come tutti, però ci sono delle cose che non piacciono. Non parlo dei reality show, non parlo di questo, non parlo di quell'altro, non mi interessa. Ma sul fattore scelta, se uno deve scegliere un programma, lo può scegliere. Immaginiamo un lavoratore, un cristiano che si alza alle 7 del mattino, va al lavoro, ci mette un'ora e mezza di coda, non torna a casa perché se tornasse a casa sono 3 ore, mangia il panino, il cafferino, insomma, ritorna in ufficio, alle 7 di sera, alle 6 e mezza di sera riparte, ci mette 2 ore a tornare a casa perché di sera c'è più traffico, c'è più casino, arriva a casa, si siede sul divano per rilassarsi, stanco, stomaco vuoto, indebolito, col freddino, quando sei stanco c'è il freddino nelle braccia, si siede sul divano, 7 e mezza, 8, questo cristiano diritto credo abbia diritto in quel momento, dopo una giornata di lavoro, di scegliere un programma, scegliere qualcosa. No, a quell'ora solo quiz, in tutte le reti. Se vuoi essere miliardario, se vuoi essere milionario, l'eredità, i fatti tuoi, i cazzi vostri, sarà banda, sarà... Niente. E alcuni di questi quiz, appunto stando in casa, magari da solo che non è ancora entrata la famiglia, col freddino, sul divano da solo... Questi quiz hanno un sottofondo allarmante. Tu stai guardando, ti sei messo su un quiz.
C'è nessuno in casa? Se ha bisogno di qualcuno, c'è su. Amore, sei in cucina? Cambi lo stesso, guarda. E allora lì cerchi di scegliere qualcosa di meno allarmante. Io personalmente preferisco Gerry Scotti. Gerry Scotti è il mio idolo, quell'ora, perché è sempre pacato, è leggero, la battutina, non esaspera mai. E poi questi primi piani di Gerry Scotti, con questo faccione che ha, che più che un faccione è un culone, perché Gerry ha un culo, bello, bianco, dai. L'unico presentatore che ha due culi. Ecco, io scelgo Gerry Scotti. Meglio che bravo anche lui, dell'altro, quello tutto aguzzo, Amadeus, tutto... che appena una vince 2 euro, non giusto, ha vinto 2 euro, un tacchino, quello se lo prendono il giorno del ringraziamento, lo infarciscono in America. Però la mia protesta è anche abbastanza assurda. Perché? Perché quell'ora è un'ora, generalista, nazional popolare, cioè la gente, la massa della gente, del pubblico, a quell'ora guarda il quiz. Se tu vuoi vedere la tua trasmissione, devi scegliere altri orari. Lo dicono anche gli intellettuali, i giornalisti, quelli che si occupano di televisione. Dico, volete vedere il vostro programma preferito? Dovete aspettare le 2 di notte. Cacchio, ma uno che va a lavorare... le 2 di notte, un sacrificio, ma potete vedere le trasmissioni, i film cult più cult dei cult. E infatti alle 2, chi ha il coraggio di aspettare, alle 2 precise si può godere un cult vero. La casa nella prateria. Ma non ci si perde d'animo, perché alle 3 comincia un cult vero, lo stracult, Star Trek, sull'Enterprise, col somaro e il capitano Kirk. Lo ricordate il capitano Kirk che sfoggiava la prima tuta spaziale che si vedeva in televisione? Che poi a guardarla bene oggi era un pigiama della IRGE, in pratica. Quelle tutine IRGE che si usavano tra gli anni 70-80, quelle tutine belle... pacciarottine, quelle fatte di cotone, lana, lana di vetro, cotone, che avevano l'elastico qui alle caviglie, ai polsi e sul collo altissimo, qua stretto. Lei ce l'aveva rosa e lui nocciola, marroncino. Caspita, si andava a letto con la tutina, dice, amore, vieni qua, senti che bel caldino, dammi un bacino, dammi un bacino, dammi un bacino. Dormiamo abbracciati, sì amore, dormiamo abbracciati con queste tutine, tira su anche il piumone, dai, tira su, dormiamo. E si addormentavano così, come 2 angioletti. Dopo mezz'ora erano un bagno di sudore. E lui non so come dice, me l'ha regalata quella puttana. Ma io l'ammazzo di una forchettata nella testa. Sì. E dice, amore, parli nel sonno. No, parlo con te! Cosa mi hai regalato? Tirami via questa roba qui, non si può tirare. Tira via, che Dio l'ha contata ammazzo. Te sei un cornuto! Perché tu me l'hai regalato, no, ma io mi ricordo, insomma. Ci sono stati diversi morti in quel periodo. Per fortuna, dico per fortuna stavolta veramente, alle 3 comincia il film. I bellissimi, gli entusiasmanti, gli indimenticabili, insomma, il film. Alle 3 si fa per dire, perché prima c'è una mezz'oretta con Emanuela Fogliero, quella con tutti i vestiti palazzi, pigiama palazzo, vestiti, che non si capisce quello che dica, che quello che dice. Che comincia, signori e signori, il film di questa sera è un film molto bello. Interpretato da Gregory Peck. Siete che ha un microfono come il mio. Lei cammina perché porta a spasso le tette così. Però finalmente alle 4 inizia il film. I film sono belli, e lo posso testimoniare proprio in queste sere. Ho visto Getaway, Bullet con Steve McQueen, Il Maratoneta con Dustin Hoffman, Blues Brothers, insomma, dei film che almeno un'ora, se proprio sei stanco, un'ora li guardi, poi vai a dormire. Ma chi è appassionato come me li guarda fino alla fine. E alla fine vai a letto, ti metti nel letto veramente soddisfatto. Appena ti addormenti al primo sonno, la sveglia. Cazzo, che ora è? Suonata prima? No, sono le 8. Ho dormito 22 minuti. No, con Eva, quanti film devo andare a lavorare. Però il video dipendente cult non si arrende. Anzi, sono le 8. Va bene,
Va bene, chi se ne frega? Ho visto il film che mi piaceva, non me ne frega niente. Adesso una bella colazione, poi in bagno e poi via al lavoro. E infatti si alza, 8.05, va in cucina e si prepara una bellissima colazione. Una colazione con latte, biscotti, caffè latte, yogurt, grissini, pane, marmellata, burro, tutto quello che si può avere. Una grandissima colazione, una colazione completissima. La vede così bella e dice, io questa me la faccio a letto, me la porto a letto e me la mangio. E infatti arriva nel letto, mette giù il cabaret con la colazione completissima e lì c'è il primo intoppo. Appena metti giù il cabaret, il colpo di sonno in avanti. Che però dal colpo di sonno in avanti ci si sveglia. Di solito ci si sveglia fissando un punto. Questa sveglia, eh? Il colpo di sonno all'indietro è più pericoloso. Metti giù il cabaret, lì non ti sveglia nessuno, neanche con le cannonate. Poi c'è l'intoppo degli intoppi. Il cabaret, la colazione, e l'intoppo vero è il biscotto. Se ti capita il savoiardo, che questo biscotto lungo 20 centimetri si usa per fare il tiramisù, che se c'è la finestra aperta già è talmente leggero che devi tenerlo in equilibrio perché sennò vola via dalla finestra. Se ti capita il savoiardo, che pesa un grammo, hai un caffè latte bollente, il savoiardo, lo stai per pucciare il caffè latte, prima che arrivi nel caffè latte, 8:10, cerchi di recuperare il cucchiaino, c'è il cazzo fa. Oramai è liquefatto. Non ti perdi d'animo, prendi un altro savoiardo. Lo pucci molto più velocemente. Bam bam! Stai per mangiarlo, è volato via, sei impiastrato sulla parete. Porca puttana di... E allora il nostro eroe va in cucina, prende un altro tipo di biscotto, i Saiva, gli Oro Saiva. Lì per smollarne uno ci vuole un frantoio e un somaro che gira col gioco, perché sono dei pezzi di porfido, sono dei sanpietrini. Chi non ha comprato un pacchetto di Oro Saiva? Costa 600 lire, sono 2000 biscotti. C'è dentro la gondola, sabbia del Nilo, la piramide. E chi non di voi, e mi riferisco soprattutto agli uomini, non ha preso tutta una fila di Oro Saiva e ha cercato di... Che lì se te ne cade uno, bram, va giù tutti nel caffè latte e fa... Pum, diventa un pastone delle oche. Duro che ci vuole una picozza per mangiare. E allora beve un po' di caffè latte il nostro eroe, che oramai è diventato anche tiepido, e va in bagno, molla la colazione, sono le 8:35, va in bagno, doccia veloce, velocissima, shampoo velocissimo, barba fatta bene ma abbastanza veloce, e poi l'intoppone, i denti, una zzz, via, via, già a metà scala, quando si asciuga il dentifricio che è rimasto nelle gengive, comincia... Mentre corri giù, arrivi in portineria, c'è il portinaio tutte le mattine che ti guarda così con la faccia da stronzo. Buongiorno! Mi dai quello della sera? Vada via, drogato! Ma che cazzo è drogato? Ho fatto colazione! Riesce la moglie del portinaio che non sa, quando non sa che insulto trovare, dice sì, vada via, culattone! No, si dice il culattone, che fa... Diciamo, questo qui se ne va. Il nostro eroe se ne va, qualcosa deve mettere nello stomaco, sono le 9:15, entra nel baretto sotto casa, con nonchalant dice, buongiorno, un caffè, grazie, veloce. Il barman con figlio di buona donna, pam, ti piazza lì il caffè dopo un secondo e mezzo, che non è caffè, se uno lo mettesse vicino all'orecchio capisce che è magma, e lava incandescente perché fa ma niente, la voglia di bere il caffè, tu c'è, e quindi bam, giù di colpo. Appena arriva giù si cambia espressione. È che sei tutto gelato e hai un fornello a resistenza qua che picchia nel... La gente comincia a uscire spaventata, madonna le matte. Dici, Varma, capite, non siete Varma, pezzo di merda. Sì signore, mi dà dell'acqua. Panta, arriva subito l'acqua, mandi giù quest'acqua bella gelata, c'è un attimo di sollievo e subito dopo, bam, il cagotto.
Nel cagotto si prendono tutte le espressioni, persino la risata. Ma che sagoma! Che bar divertente! Non c'è un bagno? Sì, signore, in fondo a destra. Grazie! Ma è rotto! No! No! Allora si sta 2 ore attaccati al muro. E poi si esce a passo di rap. What's terrible of fun? Finalmente. Grazie. Quando la giornata è iniziata male, non può che continuare peggio. Allora in un attimo di pausa, seduto su una panchina, il nostro eroe guarda l'agendina, dice allora, 10:10, dentista. No, no, è dentista. D'altra parte non posso fargli il bidone anche stavolta, sono 3 volte che non vado. Il dentista, hai dormito poco, si è incazzato, l'hai bevuto, il dentista no, però alla fine si deve andare, si arriva dal dentista, 10:15 del mattino, di solito dal dentista nella sala d'aspetto, a quell'ora ci sono delle vecchiette, io mi ricordo, sono delle vecchiette, che sono lì tutte, sì, buongiorno, buongiorno, ti ho mandato a cagare, vai, poverine, sono lì così perché la dentiera è ancora di là del dentista. Stanno aspettando, a saperlo. Allora ti metti in un angolo, prendi un giornale del dentista, lo sfogli, finita guerra in Vietnam. È morto lo Shah di Persia. Cazzo, 1968. E probabilmente è un giornale che ha rubato un altro dentista 40 anni fa. Mentre stai leggendo, che nonostante gli articoli ti stai rilassando, arriva l'assistente del dentista con una faccia da stronzo, certi occhi. Buongiorno, come sta? Venga, che decido, aspetto sul motore. Cos'è che ha detto? Venga, veloce, perché lei non è venuto le altre 2 riunioni. E allora il dentista sta aspettando, ti mette anche le mani addosso. Tenga giù le mani, per favore. Venga, è tardi perché c'è un altro cliente. Tenga giù le mani! Non rompe il coglione! Mentre dici così che ti stai incazzando, pam, ti fa una siringa nel collo. Tenga giù le mani, puttana. Ti ammazzo. E con la siringa penzolante ti butta dentro lo studio del dentista e si chiude la sua. E tu sei dentro il dentista. Quando il dentista è stronzo, c'è qualche dentista qui? Non è, voi non c'entrate nulla. È la prima volta che ne trovo 2. Comunque, quando il dentista è antipatico e stronzo, non ti riceve. Tu sei lì con la siringa che pende, cerchi di dire, e lui sta di spalle. Sta di spalle, sì. Buongiorno, appena dici buongiorno fa. Zzzz. Io dovrei fare solo la dei denti. Allora, ti avvicini, prendi iniziativa, ti siedi sulla sedia, lui si gira e dice, guardi, io dovrei fare solo la pulizia. Stop! Se il bottone giù, vai giù così, ti alzi. Con il colpo di reni, dice, io dovrei solo, torna dentro l'assistente, mentre stai parlando ti mette l'aria in bocca. Io dovrei solo. Non cercate di parlare in quel momento che si va, se va la saliva in gola. E a volte l'aria, siccome quella lì la fa girare, si stoppa sulla lingua. Non si, eh? Non si! Non si, eh? Non ci è, sta girando! Mentre giri dentro di te, sta girando! Pam, ti metti in bocca il casco, ti fa la puntura, l'anestesia e ti metti i tamponi nella bocca. L'arancia meccanica. Il dentista ti guarda e dice, sei uscito ieri sera? Hai sentito male? Vabbè, vado a fumare la sigaretta. Sì, vai anche a fare in culo. Sei lì tutta rovinata. E quando si rimane soli, che il dentista è uscito, tutti rovinati, si comincia a toccare. E lì la libido. Prima cosa si prende la luce.
Poi si vede lo specchietto, quello rotondo, se lo metti in bocca, si vede un cazzo. E poi, la cosa che attira di più cos'è? L'acqua. L'acqua. Sei tutto pieno di tenta fuori, cosa. L'acqua. Ma prima ci si diverte con l'acqua. C'è lì il bicchierino di plastica vuoto, schiacci il bottone, viene giù un ricagno d'acqua, bellissimo. Si vede l'acqua che sale, riempie il bicchierino, poi sbordola piano piano, sempre liscia, poi comincia a girare nella vaschetta, sempre più, sempre di più, sempre più forte, comincia a schizzare fuori da tutte le parti, vai per spegnere l'acqua e non c'è il bottone per spegnerla, perché il dentista stronzo ha messo dietro il calorifero per beccarti in castagna. Infatti entra 20 minuti dopo e dice: scusi, ma che cazzo ha combinato? Quando esci, che vai giù, prendi l'ascensore, ti trovi sul marciapiede fuori, l'anestesia. Tu sei normale, la gente lo sa, ti vede che sei normale, ma tu ti immagini con l'anestesia. Passano le vecchiette. Detto che era matto quello lì prima, eh? Matto maleducato. Prendi una sigaretta, la metti in bocca, pan cade per terra. E ti incazzi di più perché vedi quello che era dopo di te, l'antiartista, che è uscito, si era tolto un dente davanti e sta fumando a incastro. Può anche ridere, eh? Con la sigaretta. E mi ricordo anche quando poi arrivava la buona stagione a Milano. Buona stagione, finivano le scuole, i ragazzini appena arrivavano dopo l'ultimo giorno di scuola andavano in casa, tornavano giù cambiati col pantalone corto, a volte stretto nel culo perché era quello dell'anno scorso, erano cresciuti con le palline fuori. E quindi si cambiava tutto, la felicità era ancora più... Sempre in quella situazione... E mi ricordo poi quando iniziavano le vacanze, che allora si chiamavano ferie, per tutti, per gli scolari, gli studenti, gli operai, tutti le ferie. Sono cominciate le ferie! Quando cominciavano le ferie, tutti partivano, Milano si svuotava completamente. A Milano rimanevano solo qualche pensionato, qualche anziano, che anche loro, appena c'era il primo giorno di ferie, andavano in casa e si cambiavano. Avevano sandali, calzino corto, pantalone corto, canottiera e giravano per Milano tutta l'estate così. Come dire, non rompetemi i coglioni. Noi invece partivamo con le lambrette, il moto della moto Guzzi, le vespine, quelli grandi guidavano, quelli più ragazzini dietro, e quando andavamo via da Milano sbertucciavamo, ciao Milano, vaffanculo, e si partiva. E si andava giù in Romagna, si faceva l'autostrada fino a Bologna e poi si faceva la via Emilia, perché l'altro pezzo di autostrada era quasi completato, però non era ancora agibile. E si andava, e lì cominciava un viaggio filiniano, con questi motorini che andavano a 30-40 all'ora, senza casco, senza, si andava, la felicità totale. E più si andava giù, più le città si rimpicciolivano, Imola, Cesena, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima. E più si andava giù, più si vedono i paesini con la gente fuori, che stava seduta fuori con le sedie, i tavolini, col quartino di vino, il sigaro in bocca. Quando vedevano i motorini Milano, dicevano: milanesi! Siete milanesi! Sì! Andate giù per le sposine, le tedeschine! Beh, sì! Ma quest'anno vi fate delle gran pugnette! Non solo quest'anno, arrivederci! Siamo abitué! E si correva... E finalmente si arrivava vicino alla spiaggia, si lasciavano i motorini, i nostri sacchi, che dentro c'erano due magliette, ma... e ci si spogliava correndo in spiaggia, proprio. La felicità, ci si spogliava, e quando arrivavamo in spiaggia sul bagno asciuga, lì c'era una cosa che ci accomunava tutti quanti, eravamo 8-10 ragazzi. La cosa era che avevamo tutti lo stesso costume da bagno, di lana, grezza, tutto arrotolato, potevano venire fuori tre, si allargava con la cintura, con l'accio e lana che grattava, che pizzicava. E quindi si guardava: oi, facciamo il bagno o no? E l'altro: aspetta un momento, io ho appena mangiato. Vabbè, ma c'è la signora davanti, invece di farvi il bagno andate a farvi una doccia, barboni!
Ma signora, guardi che costume da paglia. Vada via, che vada via. Che... No, ma... Poi ogni tanto pizzicavo in punti e dice, ma che puttana! Vieni a grattarmi, col cazzo. Alla fine si buttava in acqua, via, basta, no? Chi se ne frega, ha mangiato digestione, non digestione, ci si buttava in acqua. Quando si usciva non era meglio, perché quei costumi da bagno di lana non facevano filtrare l'acqua. Quindi uscivi con 30 litri d'acqua sotto le palle. La signora davanti, non schizzi lì, non strizzi lì, che c'è mio marito che fa le sabbiature. Non lì che c'è l'asciugamano. Sì, vabbè, dove andare? Vada dove vuole, ma non qui. Allora andavi dietro una cabina e cominciavi a strizzare dietro la cabina. Mentre strizzavi arrivava la signora della borsa e diceva, maiale! Ok? Perché lei è un maiale. Signora, guardi che non c'è dentro niente. Prenda in mano, chiamo la polizia io, non prendi in mano. Alla fine si faceva il bagno con le mutande. Con le cagi, perché erano insopportabili quei costumi, con le cagi. Ricordo, si faceva il tuffo con le mutande, più liberi, più felici. Se c'era l'acqua fredda però, quando uscivi avevi le cagi appiccicate qui davanti, col pistolino dritto che sembrava un coltellino svizzero. Non la tirava giù la mutanda, capito? Signora, non si vergogni, signora, non va giù, cosa vuole? Guardi, vada via, vada via! Quelli che erano più dotati c'erano un tappo di damigiana qua. E le cage appiccicate invece dietro erano smollate e sbrindellate fino a terra. Con dentro 7 litri d'acqua. Che non si asciugavano fino a ottobre. Ottobre mettevi un blu jeans, hai fatto il bagno? Sì, agosto l'ho fatta. Beh. Per fortuna in quel periodo uscirono, furono inventati i primi costumi da bagno a pantaloncino. E caspita. Con una stoffa nuova, il Terital. Terital. Era una stoffa che tu la spiegazzavi, pam, di andare dritta. Non prendeva le pieghe, guarda, tac, signora, guarda, vada via! Guardi, tac, visto, tac, tac, vada via, schifoso! Io lo comprai per ultimo, non trovai neanche la mia taglia, avevo 2 taglie in più, avevo un tutù largo così. Però poi la trovai la mia taglia e li indossai. Verdi erano, verdi. Con l'elastico, leggeri, col pettine, che se passava una ragazza, appena passata, quelli esagerati, la Madonna, ecco, aspetta, e l'unico problema che avevano quei problema, erano i primi. L'unica cosa che non avevano sotto la mutandina di rete, era normale, senza niente. Quindi si faceva il bagno, stava in spiaggia, si prendeva il sole. Poi al tramonto, quando il bagnino chiudeva gli ombrelloni, tutte le famiglie se ne erano andate, anche la signora che rompeva i coglioni, tutti via, ci si sedeva. Forse il bagnino ce le lasciava volutamente, due sdraio, due lettini, ci si sedeva a guardare il tramonto, magari con la tedeschina che avevi broccolato nel pomeriggio. Vieni qua, e si cominciava. Il primo passo era la mano sulla spalla, quello era già importante. Vieni. Appena si avvicinava, guarda che bel tramonto, amore. Ti piace? Sì, ma c'è che andare a cagare. Non ho capito, no, niente. Vieni, dammi un bacino. Mentre lei ti stava dando un bacino, accavallavi la gamba, pam, usciva la balla. E non te ne accorgevi. Dai bacino, con la palla fuori. Le prime 2 ore era bella liscia come una cipolla, stava bene, bene. Poi a furia di muovere, stritolarla tra le cose, dai bacino, italiana liscia, che diventava un melone tarantino. Con tutte le vene blu fuori e i peli dritti a raggiera. Un fico d'India. Quando lei... Che bello il coglione. Cosa fai qui? Cosa fai te? Quando finalmente lei ti concedeva il bacio, stavi per baciarla, arrivava il cane a un smart. Ma fa culo!
cane, era un piccolo cane del bagnino. Tenete così, ancora la palla fuori, finché arriva il bagnino e fa: scusi, guardi che lei ha fuori un marone. Dove? Veramente? Eh sì, ce l'aveva fuori. Allora, per la vergogna, ci si buttava in acqua e si faceva per la tedeschina, ti guardava, si faceva finta di notare. E alla fine il colpo finale era il morto. Ti mettevi nell'acqua così, a morto, e lì si vedeva il naso e l'uccello che navigava per la spiaggia. Ci vediamo fra un quarto d'ora, grazie! Sai che ho quasi preso il solito, tra l'altro di solito lo stadio, quello che faccio io, è una minima parte, ma le gambe è la camminata. Guglielmo Mortelli! Hey, 1, 2, 3, 4! Grazie e buonasera. L'orchestra di Nemo Mortelli, vediamo! Grazie. Benvenuti a Travetto e Tomo Vete. Volevo ricordarvi che sabato c'è Maria, ospiti di Maria, Platinette, Rocco Casalino, Solange e altri froci. Andiamo. Basta. Grazie, basta. Ore 21, canale 5, Maria fa te poppi pereppe. Te poppi di pe. Bene, vai, demo, sigla! Grazie, Boni. Batta! Batta, grazie, Boni, batta! Questa sera vogliamo parlare di tetto. E muovete, grazie, e che dove è andato? Al divino amore? Va bene, allora stasera parliamo di tetto, la prima per la rubrica Limonando. Vogliamo sapere la prima volta quando è stato, come è capitato, che avete provato, la tentazione che avete provato. Boni. Boni, basta che stiamo per il dedo, poi il dedo è venuto il tuo ore. Mettiamo. Allora, grazie per la sigla di demo, una gran rottura dei coglioni, però cambiatela, vogliamo cambiarla. Allora, vogliamo sapere da voi che avete provato al primo contatto d'amore o una ragazza o viceversa. Vai Valentino, vediamo un po'. Muovete, che siete appena l'affare. La signora, la signorina nera al terzo posto. Buonasera signora. Buonasera. Come va? Bene, grazie a lei.
Io bene, stiamo... tenta. Sì. Ti chiama lei? Laura. Laura, di dov'è? Brescia. Brescia città o... Brescia città. Città. Lei si ricorda la prima... primo momento con un ragazzo dove eravate, che avete fatto, che ha provato, che ha tentito? Sì, sì, lo dica, per favore, lo dica. Andiamo, andiamo, l'abbiamo fatto tutti, l'abbiamo fatto tutti, tutti quanti. Allora, mi dica, quando è stata la prima volta? Non chiedo il primo approccio. Che serite, scuri, è importante, direi. Posso partecipare a passaparola? Che sta di? E signorina è venuta da sola o col... Con un amico. Dell'istituto? Più o meno. Più o meno, mangia, le passa parola. Per fare passa parola le devo mandare dietro i torti. Scusi. Vabbè, metto una parola buona, però mi dica quando è stata la prima volta che ha provato qualcosa di nuovo che l'ha colpita. Non me lo ricordo più. Lei se voleva rovinare lo spettacolo, proprio lei lo beccava. Quando si dice la sfortuna... Togliete il microfono, via, togliete il microfono. Signora, lascia il nome che non viene più qua a lei. Scusi. Andiamo, gira, vai, vai. Vai, prendiamo... vieni qua davanti a me, il tuo signore con la camicia rosa, la maglietta rosa. Come mai sta maglietta rosa? Perché sono gay. Demo! Non le domando niente io perché... Meglio. Comunque, signore vicino è... Risponda, è lei? No. No. Non chiede... Allora, mi ha lasciato. Chi l'ha lasciato? State prendendo per il culo voi, Scusate, Andiamo, ragazzi. Allora, mi dica, se lei non è, e non è un peccato, è normale, lei che... Quella prima volta sua, quando è stata? Un po' di tempo fa. E questo è normale. Sì. Avevo il costume di lana ancora. È difficile stasera, eh? Sì. No, ma volevo dire, perché stiamo parlando di limonando, quindi la prima volta che lei ha trovato una ragazza, era piccola, dov'era, all'oratorio? Era al mare. Al mare. E che ha fatto? L'ho baciata. Ma dove? Come? Che prima che ha fatto? È arrivato in spiaggia, gli ha dato un bacio. Ma vuole una dimostrazione pratica? No, ma che te la mettono l'epo? Ah, mi sta prendendo in giro. No, ma che sta prendendo in giro me? Che c'è con la mattina? Mi ha tolto un piatto al culo, ma stiamo andiamo! Stasera è una serata brutta! Togli il microfono! Valentino, quel signore quarta fila alla giacca nera! Che sta rido come un patto, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Tenta, se me vuoi parlare, qui siamo tutti spiritosi. No, io la... Anch'io. Anche lei è spiritoso? Sì. Abbastanza. Abbastanza. Allora, vediamo se mi fa ride. Quanti anni aveva quando ha avvicinato la prima ragazza? 14. 14. Prima? Ma pensavo a qualcos'altro. Immagino. Che gli ha detto quando l'ha avvicinata? Ha sentito un rimescolio, tutto l'agitazione, il rottore, la fatta. Batticuore. Batticuore, lo vede. E che ha fatto? Gli ha parlato? No, sono passato subito ai fatti.
Tanto non ero capace, quindi. Che è partito? Da 3 metri con la lingua fuori, che ha fatto? A dare un bacino? Un bacino. Ma poi quando è tornato a casa, che attenti, se si è trovato un'altra vita, che è cambiato. Mi sono sentito un pirla, però fa niente. Poi è passata questa cosa del pirlo, l'ho ce l'ha tuttora. No, è passata. È passata. Vedo che la signora applaude, quindi la signora è sua moglie. Lo sapevo. Qui non parla nessuno. Poi vengono il camerino, fa io a 14 anni, gli ho dato giù. Sinceri, passa la signora. Signora, che rideva come una patta. Buonasera. Buonasera. Come si chiama lei? Laura. Laura. Di dov'è? Genova. Che era in marina lui? No, come mai si è trasferita a Brescia? Per seguirlo? Sì. Ne valeva la pena? No. Lo dica se non ne vale la pena, bisogna dire a Titteri, bisogna dire a Titteri. Signora, e poi ve lascio perché fa un caldo infernale qua. Il primo ragazzo non è stato lui, perché assolutamente no. È no, 400 chilometri di distanza. No. Qual è stato il primo ragazzo? Il primo ragazzo è stato... Ma il nome non me lo ricordo. Va bene, ma dove, quando? Dove? Genova. D'estate. A Lido Alvaro? No. Dove? Chiavari, Lavagna. Ammazza, il nome è giusto. mi fate dire volgarità. Hai ragione. A Chiavari è andata? Sono di Chiavari. È di Chiavari, andiamo, sì, gradiamo. Non mi dica che a Chiavari è andata in bianco. No. Che ha fatto? Primo bacio? Sì, il primo bacio. Non se l'è scordato ma ancora, no? No, assolutamente. Stava bello? Bellissimo. Beh, noi esageriamo che... Che ha provato quando è tornata a casa? L'ha accompagnata, no? Se n'è andata no, a casa. No, tutto aspettare il fratello che mi portasse a casa. Che gli ha detto a fratello? Ma ero con le amiche. Certo. Fratello e mamma sanno che ero con le amiche. Esatto. va bene. Grazie signorina, grazie a Genova e miei saluti Chiavari. Va bene, io vi ringrazio, perché se abbiamo finito diamo la sigla di Mario. Grazie. Thank you.
microphone. The microphone? Yeah. It's falling down. It's falling down? The where microphone. Down, okay. Shit, I'm out of fire, yeah. Okay. Thank you. George. I said, George. George, I said, George, the whole is to me, just to know it's all Georgia, oh, my mind. Yes, I said, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Yes, just to know this song. Yeah, get Georgia on my mind. Oh, yes, or the Ross Ritz, yeah, Ritz, that's a me. So sat tenderly in a belt before, and I seen the road this back to you. I said, George, yes, I can do it, George, George, George. No beer, no beer that fly. Just to know, just to know, to say, get Georgia on my mind. Yeah, to just to know, say so, yeah. Sitting in the morning sun, I'm a sitting on a histico, washing on a ship's running, when I'm washing on a head to bed. Sitting down a dock of the bay, walking the tide, hold away. Sitting down a dock of the bay. Hey, baby, sucker, sucker, baby. Yeah, sucker, sucker, baby. Yeah. You sing for Billy Ray. Sucker, sucker, baby. Yeah, sing it to me, baby. Yeah! Woo!
Grazie. Io questa sera non canterò. Vorrei che cantiaste voi. E c'è poco da ridere, perché canterete voi. Però siccome siamo in molti, io direi di far cantare prima qui alla mia di questa parte e poi da quell'altra. Poi ho fatto due passi e c'ho già il fiatone. Allora, canteremo una canzone mia, però prima una pausa. Va bene, allora cominciamo dai primi, quelli dopo il corridoio. E vi aiuto io e poi voi continuate, grazie. Vai. Quelli, poi questi e poi questi. E poi quelli in fondo. A mezzanotte sai. Sono andati via. Ehi ragazzi, ma dovete cantare, che cosa è successo? Riproviamo, fai dai lo stacco. Quelli dopo il corridoio, anche fino là in fondo, A mezzanotte sai. Cos'è, una processione? Cavolo, scusate, non vi avevo visto, no, ho sbagliato. Questi qui sono dei pellegrini, vengono da Santiago de Compostela, caspita, dito! Sono in viaggio da 20 giorni, 9.000 km a piedi, ma ho capito, dopo. Siete stanchi, E allora unitevi a questi, anche voi, aiutate i pellegrini. Così facciamo gruppo. Pensate che loro sono più stanchi di voi, quindi io punto molto in voi e loro, insomma, quello che succede, succede. A mezzanotte. Bene, ma non fate cantare solo le suore, cantate tutti perché le suore hanno viaggiato in pullman. Però era molto bello, subito da capo, dai forza che sono caldi. E siete caldi. A mezzanotte sai che io. Sono bravi. E sono stanchi, Allora, non voi, ma quelli oltre il corridoio che hanno fatto tutti quei chilometri, adesso si scambiano un gesto d'amore col vicino e poi vadano fuori dai coglioni, che è meglio, perché la stanchezza, insomma, è cavolo. Però bravi, adesso, scusate, adesso sentiamo questi qua che ridevano. Anzi, io direi, oltre che sentirli, vederli con la luce. Lucifero, alza la luce! Ah, eccoli! Poi, ciao, mi ha detto prima Costanzo che te... Caspita, ragazzi. No, va bene, perché non c'è niente di male. È l'altro che nega, che è come te, l'altro nega. Guardali. Dolce Gabbana, guarda che cavolo, siete uguali. Allora, non distraiamoci, sennò questi qui fanno finta di niente. Adesso cantate voi. A mezzanotte. Ovunque. Bravi. E stringerò. Cercherò. Mi sembrerà, cantate, una stella
siamo andati a far culo, ma... scusate, ma no, non potete, cavolo, è una canzone bellissima. Eh? Manca le parole? È timida sta bambina, Vi aiuto. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Perché prendono in giro. Ma non vorrei che tu... caspita, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la tua mano dove prima tu brillavi è diventata cattivo come adesso. E quando sei pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Nascerà, va 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 va. Solo voi! Va 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 va. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene se... pugno chiuso la carezza nascerà va 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 va. E siete stati forti. Mai 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 più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai 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 più dolci frasi d'amor sentirai come un dì. E tu sai bimba mia che impazzivo soltanto per te. Pazzo di te, eri pazza di me, da quel giorno che tu te ne andasti da me, da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non impazzivo soltanto per te, impazzivo per te, soltanto per te. Grazie. Corrado, Ruggero, Nando, Michele, Giulio e la nostra bella solista Katia. Grazie, buonanotte a tutti.
Si può passare? Ecco, come la bomba all'acqua. Passa l'acqua. Oh, Dio. Bagni il prato. Chiudi l'acqua. E per pazziare un po'. Buonasera. Questo è il secondo che fa viaggio che faccio. Da Napoli. Non mi ero mai spostato dalla mia città. Io avevo fatto un lungo viaggio a Salerno. Ma niente di speciale. Se non che vi devo raccontare la storia perché è un'avventura. Circa un anno fa ero a casa mia che stavo verso l'una, a mezzogiorno. Stavo pizzicando qualcosa perché io ho l'ulcera. Posso mangiare poco. E infatti stavo mangiando un cefalo ripieno, incefalato mare. Con vongole, sarde, alice, tartufi di mare, e cazzi va. Quando mi arriva una telefonata, dico, chi è quest'ora? Prendo il telefono e dico, pronto? Pronto, buongiorno, sono Ballandi da Milano. E che vuole? La volevo invitare, lei chiama a quest'ora che stiamo mangiando. Ah, scusi l'orario, ma noi la volevamo invitare a Milano per un grande evento, una grande manifestazione, una grande convention, e quindi lei è un giornalista sportivo. E gli dico, che vuoi? Se lei viene a Milano, cazzo, Napoli-Milano sono 8 mesi di viaggio, lei mi chiama, più o meno. Io non posso venire, io ho attività a Napoli. E lo sappiamo, al punto, io ho 2 giornali, che sono giornalista e editore. Ho Vicl, che è arrivato a decine di copie. E il Financial Naples, che ne ha venduto manca una cazza e copie. E ho perso la sfida finanziaria con Napoli. Dalle rotative finisce direttamente nei cessi. E poi ho pure un negozio, caro Ballare, come si chiama? Ho un negozio di antiquariato. Mi venga a trovare il negozio. Il negozio si chiama Cose di altre case. Venga di notte che è meglio. Mio cognato ha combinato guai, perché mio cognato è il fratello minore di mia moglie, fa un creativo. Che vuol dire il creativo a Napoli? Napoli è creativo di natura, il napoletano è creativo di nascita. Tu che cazzo fai un creativo? Io sono creativo professionale. E chi se ne fotte? Mia moglie, falla faticare, è 20 anni che è disoccupato. Dico, sei a 15 anni. Si prevede che per altri 5 anni sarà disoccupato. E che fai qualcosa, ma non rompere il palo, fai. Grazie. Signor Ballano, chi stucca ha fatto l'insegna nuova del negozio? Cose di altre case, punto esclamativo, ha scritto. Venite, 2 punti esclamativi. Ritroverete il vostro mobile. Ma va, fa bocca a chi la viene. Ho dovuto chiudere. Adesso abbiamo aperto a Ischia, Cose di altre case mare. Speriamo bene. Comunque, guardi, io vengo a Milano, mi devo organizzare. Devo parlare con gli amici, ma già organizzato. Faccia pure, non l'aspettiamo, va buono, la richiamo, arrivederci, grazie. Ho chiamato mia moglie e ho detto, vieni qua, andiamo a Milano. Grazie, Milano, un anno di viaggio. 9 mesi, 8 mesi. Porti qualcuno dai nonni, dagli zii, che io chiamo Bruscolotti, il mio amico. Chiamato Bruscolotti, che c'ha una scuola di calcio a Casoria da 30 anni. In 30 anni non è ancora uscito un calciatore. Dice, ma okay, perché non sanno giocare? No, perché dentro mangiano, dormono, giocano, fottono, perché devono uscire?
giustamente, era uscito un campioncino appiccato alla porta dopo due giorni. Fatemi rientrare, fatemi rientrare. Ho detto, Brusca, Bruscolotti, sì, Felice, che vuoi? Andiamo a Milano. Cazzo, Milano, un anno e mezzo di viaggio, va, fa, guarda. 8-9 mesi, vuoi venire? È certo che vengo. Allora, alle 2 di notte, martedì sotto casa mia, va buono. Sarò precisissimo, puntuale. Ciao, Brusca, altri attaccato. E ho chiamato un altro amico, Pesaola, che era il circolo canottieri di Napoli, che faceva la solita partita di Chemin. Ho detto, ehi, Pesaola, come stai? Bene, Felice, sto bene. Che fai? Sto giocando la partita di Chemin. Come va? Bene. Ma perché parli piano? Perché la partita dell'anno, la posta è altissima. E tu come stai andando? Perdo 190 milioni. Azz! E mo che fai? Vado avanti. Quando arrivo a un miliardo, mi ammazzo. Dico, ammazzati prima, che è meglio. Che vuoi fare? Senti, noi andiamo a Milano, vuoi venire? Venga, se ho chiedi il buffo, venga. Allora, alle 2 di notte, martedì, sotto casa mia. Mi raccomando, puntuale. Il martedì successivo, eravamo sotto casa mia. Io, mia moglie, Pesaro e Bruscolotti. Ho estratto la macchina dal box. Box, sono due cartoni con una pietra sopra. D'altra parte io non ho una macchina di lusso, ho una Duna. Non ridete dalla Duna, come un cazzo, eh? Quando si nomina una macchina vecchia tutti ridono. Babbo, alle 2 di notte eravamo sotto casa mia. Siamo saliti. Siamo saliti sulla macchina. Io, mia moglie, pensavo, è Bruscolotto. E mo partiamo e teniamo una media perché in 8 mesi dobbiamo arrivare a Milano. Mi raccomando. Sì, sì, Felice. A Pesaola gli avevo fatto due gambaletti di plastica con un laccio emostatico molto stretto, pieno di herbe magique, mentine, salvia, deodoranti perché gli puzzano i piedi in un modo pestilenziale. Pensate, lui ha avuto 4 cani, gli sono morti tutti ai piedi. L'ultimo è barboncino, si è spelato in 2 ore. Pareva un coniglio, l'abbiamo mangiato, che dovevamo fare? Siamo partiti. Poi ho visto che Pesaro era diventato verde fluorescente, una reazione chimica. Ho detto, togliete gli gambaletti, abbassate i finestrini e andiamo, e partiamo. E non ci fermiamo più. Dopo 2 minuti abbiamo visto una pizzeria. Che state pensando? Che state pensando? Facci una pizza. Andiamo. Pizzeria La Zoccola. Non era il nome, era proprio una zoccola che stava sulla porta. Dice, vedi, sono La Zoccola. Mia moglie fa, non fa un scemo. È la proprietaria, che... Siamo entrati, ci siamo seduti. Bruscolotti si è pigliato un trancio di pesce spada verticale. Pesaro si è mangiato i gamberi che c'erano negli steri, gambalette, muschio e cose varie. Io non ho mangiato niente perché devo guidare. Mia moglie si è pigliata una porzione, scusate l'espressione, di pesciazzo. Ma dice, ma perché sta parola? Perché il pesciazzo, prima di tutto, è un pesce che non si deve pescare perché è in via di estinzione. È protetto. Ed è pure patrimonio dell'umanità. Il pesciazza ha sto nome popolare perché quando è apparso una 20 d'anni fa la gente che era sul molo ha detto cazzo pesce quello là, cazzo pesce quello là, l'ha detto cazzo lo sacci che pesce quello là, sapete che pesce, no sappiamo, è rimasto pesciazza. È un pesce raro, assolutamente, è anche fatto in un modo strano, tiene una testa a cupola. Si può dire? Poi va più morbido sotto e sotto alla fine c'ha 2 sacche che lui nel fondo marino scava, mangia, non so che cazzo fa con queste 2 sacche. Esistono 3 specie di pesce azzo di fondo, pesce azzo di passo e il pesce azzo africano che è più grosso. E non sono doppi sensi, è la verità. O pesciazzo, perché è stato avvistato? Perché è una strana peculiarità. Nuota con la testa fuori dall'acqua. Era in barco con mio figlio l'altro giorno, ho detto, papà, guarda la testa, cazzo, dattosi! Quello è l'assessore al turismo e spettacolo di Napoli. È calvo, ma non è una testa, cazzo. Il pesciazzo, se lo vuoi catturare, lo puoi catturare solo nella stagione degli amori, che per lui dura 1 giorno. Si innamora di un altro pesce raro, la patata di mare. Quando la vede, ah, c'è una patata di mare! E impazzisce. Fa la pantomima della natura, il corteggiamento. A volte, a furia di corteggiare, esce pure dall'acqua.
e si sdraia su uno scoglio e fa il sirenetto, fa o fic, e a volte si addormenta pure il pesce azza. Lì lo puoi catturare, gli devi girare da dietro senza fare il minimo rumore, e quando sei dietro a lui lo acchiappi là con l'ottra e lo catturi. Guai se girando da dietro fa un rumore, lui sente, si sveglia, pam, si rigidisce e cerca di pigliarti lui da dietro. Cioè, voi scherzate. Il mio pescivendolo è stato colpito 18 volte. Mo ha chiuso il negozio e fa il cubista riccione con un tango. Tu forse lo conosci. Che ne sacci. Abu. Alla fine, alle 6 del mattino siamo ripartiti. Viaggia, 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 viaggia. Dopo 48 ore di viaggio vedevamo ancora il Vesuvio. Dica, ma sbagliato. Bruscolotti, il navigatore, mi dice: Felice, può darsi che sia il Gran Sasso. Il Gran Sasso che ti chiama in capo e ti faccia una ferita che non si rimargina in 30 anni. Chi è la casa di Pasquale, Gennaro, Vicenza? Eravamo a 300 metri da casa mia dopo 4 giorni. E torniamo indietro, torniamo indietro, no, andiamo al Milano, torniamo indietro, basta, siamo tornati a casa. Dopo 4 giorni eravamo nata volta sotto casa mia. Dico, iata venne, io mi vado a cuccare, vado a riposare, iata venne. Quando mi si avvicina a Pesaola e mi dice: Felice, che vuoi? Ti posso parlare? Di che io voglio andare a dormire. Ci sono degli amici che ci possono aiutare. Dico, come si chiamano questi amici? Non mi chiedere il nome, ma ci possono aiutare. E che possono fare? Ci possono dire dov'è l'autostrada. E quando l'hanno fatta questa autostrada? 40 anni fa. Ah! E infatti sono arrivate due Mercedes. Sono scesi quattro elementi enormi, grossi, grani e pelati. Si sono avvicinati. Siete voi che dovete prendere l'autostrada. Sì, siamo noi. Venite. Prima di salire in macchina ci hanno bendato. E dopo mezz'ora su, giù, a destra, a sinistra, sono fermate, chi sta all'autostrada, scendete e iata venne a fangula. Grazie per la gentilezza. E infatti davanti a noi c'era questa strada lunga, diritta, fino all'orizzonte. Siamo partiti, io, mia moglie, Pesaola e Bruscolotti. Dopo 20 minuti c'era il casello di Napoli, dove sopra hanno costruito casa schiere, villette, campi da golf. Tutto hanno fatto, abusivo, persino i telepass hanno i panni stesi. Dice, ma perché? Perché quelli si alzano e si abbassano, i panni si asciugano prima. Guarda l'ingegno. Siamo entrati nel casello e il casellante ha aperto il finestrino e ha detto: che volete? Ma dunque vuoi tu? Io sono il casellante. E chi se ne fotte? Voi di qui non passate se non volo per me. E io scendo la macchina, ti chiamo la capa e fa: di dove siete? Siamo di Napoli. E ditelo prima, andate pure. Dietro di noi c'era uno di Voghera che era entrato a Salerno, 1900 euro ha pagato. Guardala. Siamo partiti, abbiamo fatto Napoli, via Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Modena, Verona, Brennero. Abbiamo sbagliati di 800 chilometri. Di che modo andiamo? C'era niente, una raduna. Bruscolotti, navigatore, ti ammazzo, dove andiamo? Andiamo avanti, troveremo un cartello a destra e a sinistra, proprio avanti si trova sempre qualcosa. Siamo andati avanti, abbiamo visto il cartello, Slovenia. Abbiamo proseguito, Salisburgo, San Pietroburgo, Mosca. Nella Piazza Rossa era pieno inverno, 28 gradi sotto zero, pensavo uscito in costume da bagno. Che fai? Non lo sapevo dove eravamo, meno fritta. Ho detto: dobbiamo partire, andiamo verso il sud, torniamo verso il sud. Abbiamo fatto la tappa più lunga. Abbiamo fatto Mosca-Cipro. 6 anni. E dopo 6 anni a Cipro, Pesaola è morto di vecchiaia. Abbiamo pianto, l'abbiamo cremato secondo le sue volontà in un forno a microonde di Cipro. E ce l'hanno restituito in una boatta di pelati Cipro. Mi ha preso il traghetto. Dopo Nathan, 7 anni in Tibet. Cazzo, in Tibet. Siamo arrivati a Napoli. Siamo andati.
siamo andati al Molo Beverello, dove Pesaola voleva essere gettato in mare le ceneri. Siamo andati io, moglie, Pruscolotto, abbiamo buttato le ceneri nel mare e piangevamo. Quando un cazzo venti grecale ce l'ha sbattuto in faccia, nata volta! Le ceneri di Pesaola addosso, ce l'ha azzeccato. Amorite, questa è l'amicizia, lui non se ne voleva andare, lui voleva restare con noi. E abbiamo cantato, persi nel mare, nel vento, abbiamo cantato la canzone preferita di Pesaola. Vai! Stai lontana chi sto cor, tutto vola co pensier, niente voglia, niente spera, che ogni giorno torna accanto a me. Sì, sicuro chi sta amore, come so sicuro te. Vita, oh è vita mia, oh è cuore, e chi sto cuore, si stato, oh primo amore, e oh prima e l'ultima sarà per me. Andiamo bene! Oh è vita mia, oh è cuore, e chi sto cuore, si stato, oh primo amore. E basta! Basta che c'è sto sole, basta che c'è sto mare, non è ancora una canzone che canta. Chi ha avuto. Scordammi ciò passato, si me Napoli paesa. Oh, vita, oh è vita mia, oh è cuore, e chi sto cuore si state. O prima amore, o prima l'ultima sarà per me. Oh, vita, va bene. Grazie, buonanotte a tutti. E vi voglio bene. Si sta, o prima amore. Sta. E quando dico sto, vi dovete fermare, vi chiamo l'amore in faccia. E o prima l'ultima sarai per me. Grazie, buonanotte! Grazie a tutti! Ciao, Brescia! Signore e signori, Teo Ciao. Teocoli! Ciao!